dici quando la pianterai, eh? Di fare cosa? Di intrometterti nella mia vita privata. Non so di cosa tu stia parlando. Sei una pessima attrice. E questa tua interpretazione spicciola mi ha alquanto stufato. E allora parla chiaro, cosa vuoi da me? Perché sei andata da Stefano, eh? Che cosa ti passa in quella testa bacata? Il mio dovere è proteggerti. Proteggermi? E da cosa? Da Stefano e da qualunque persona che ti porti via da me. Tu sei fuori. Forse non l'hai capito ancora, Livio. Ma io ti amo. È da sempre che sono innamorata di te. Basta, Lena. Sono tuo fratello. Tu non stai bene. È da tempo che avrei dovuto farlo. Immaginare solo te, Stefano, che fate determinate cose. Mi fa star male, lo capisci? Per favore, non voglio più parlarne. Ora voglio solo riposare e cancellare questo momento, alquanto disgustoso. Per me invece è un sentimento importante. Finalmente andrò via da questa casa. Io e Stefano abbiamo deciso di andare a vivere insieme. E questa volta tu non rovinerai i nostri piani. Cosa? Mi abbandoni in questo modo? Resterò sola come un cane in questa casa? No. Tu sei un ingrato. Sei un vigliacco! Sei un bastardo! Quel figlio di puttana che sta portando via da me! Calmati, Lena, calmati! Dove diavolo te l'hai cacciata? Ti ho cercata dappertutto. Mi ero appisolata. Cosa vuoi? Come sarebbe che cosa voglio?
Sono venuto a vedere come stai. Papà e il nonno sono preoccupatissimi. Sto bene, benissimo. Beh, a guardarti non si direbbe. Hai una faccia che fa spavento. Come mai sei qui da sola? Davide doveva andare ad una mostra e... non poteva restare in casa. Conoscendoti, l'hai buttato fuori di casa. Cielo, che faccia. Sono uscita 3 ore fa dall'ospedale, nel caso in cui te ne fossi dimenticato. Marina, so che cosa provi. Stefano, voglio solo rimanere un po' per conto mio. Dillo al papà, al nonno, a tutti quanti. Ti prego. Marina, stare qui a rimuginare non è il modo migliore perché passi. Devi parlare, uscire, reagire. E soprattutto capire che potrei avere un altro figlio. Cos'è? Sei anche psicologo adesso? Tu sai cosa provo? Cosa sento? O forse sei un medium che prevederà il mio futuro? Senti, non mi incazzo solo perché so come stai. Cosa posso fare per te, sorellina? Nulla. Cercavi, Eh sì, è una cosa da te. Vuol dire qualcosa? Questa te la manda Ciro Cinque. No! E questa è perché ti sei scopato sua moglie. Lasciami! E questa è perché ancora mi ha ucciso. Oh, mi merda! Non ti reggi in piedi! Basta, Adriano! Lasciami fare!